Oggi questa qui non ci serve. Oggi usiamo questa. Oggi per fare le nostre alette useremo la scorza dei nostri limoni siciliani, il sale, l'olio, il pepe, le cipolle e i nostri aromi siciliani che abbiamo usato per aromatizzare il nostro pollo. Andiamo a mettere la scorza di limone grattugiata. Mettiamo un po' di pepe, un pizzico di sale, un po' delle nostre cipolle. Andiamo a mettere pure un po' di olio. Adesso li giriamo per far insaporire bene le nostre alette. Adesso le prendiamo e le andiamo a mettere nel cestello della nostra friggitrice ad aria. Adesso lo possiamo prendere e lo andiamo a mettere a 180 gradi per 20 minuti in friggitrice. Inseriamo, si accende la nostra friggitrice ad aria. Andiamo a mettere 180 gradi e il tempo, come vi ho detto prima, per 20 minuti. Facciamo partire. Mancano pochi minuti e il nostro pollo è pronto. Come vedete, ho aumentato di 10 gradi per aumentare un pochino la velocità. Ah, va benissimo, e perché no, dopo facciamo pure due patate e stasera mangiamo pure due castagne, tutto fatto ovviamente nella friggitrice ad aria. Le nostre alette di pollo sono pronte e sono andate dalle fuori. Guardate le alette alla fine come sono venute, c'è un profumino, ragazzi, veramente squisito. Saranno sicuramente buone, adesso le andiamo ad assaggiare e intanto qua ci sono le patate, come potete vedere, che stanno andando. Noi ci vediamo alla prossima ricetta.